Ogni sabato santo, come un'antica tradizione vuole, a Nocera Terinese, paesino che sorge alle falde del Savuto, di rimpetto al mare, in provincia di Catanzaro, si ripete il rito dei battienti, manifestazione a metà strada tra il sacro e il profano e che anche quest'anno ha riportato tra queste povere contrade giornalisti e reti televisive provenienti da ogni parte del mondo. Oggi vogliamo cercare di capire che cosa si muove in realtà dietro questa rappresentazione, che non ha mancato in passato di sollevare polemiche per via di queste immagini che, se guardate da sole e non invece nel contesto generale di questa tradizione, risulterebbero assurde e violente. Franco Ferleino, sociologo, antropologo, ha scritto per la Yacabook un interessante saggio sulla materia. È a lui che abbiamo chiesto di prenderci per mano per conoscere meglio questo misterioso mondo dei battienti. Qui a Nocera i primi documenti che si possono rintracciare risalgono al 600, al secolo XVII. Nel 1800 c'erano dei flagellanti che si percuotevano un po' dappertutto, alle braccia, al petto, alle gambe, facevano uscire sangue un po' dappertutto. Adesso invece ho visto che si battono solo alle gambe, ecco, ne vediamo uno arrivare, si fermano davanti alla chiesa, possiamo commentare questa scena? Certo, i flagellanti sono degli uomini che hanno fatto un voto oppure che proseguono una tradizione familiare oppure anche semplicemente per aderire all'esperienza di un amico che già fa il flagellante e quindi si accodano, diciamo così, all'esperienza di questo amico, si affiancano e si battono quindi sui sagrati della chiesa per il rapporto di fede che c'è tra i flagellanti e la chiesa cattolica. E poi si battono anche davanti alla propria casa? Certo, si battono davanti alle case degli amici, alle soglie delle case degli amici per quasi come un voler rendere onore agli amici? Certo, per riconfermare una amicizia, rinsaldarla con quel gesto simbolico di mettere un segno cruento, una rosata, cerchio tondo di sangue sulla porta o accanto allo stipite della porta, a segnare proprio il passaggio e la sosta di un amico che ha versato il sangue per quell'amico su quella casa. Questo è il momento forse più particolare del rito dei battienti, è il momento della vestizione del battiente, vestizione che avviene sotto lo sguardo attento degli amici, dei parenti, dei più diretti familiari, ma anche dei curiosi che arrivano a flotte in questa giornata qui a Nocera, ed avviene davanti ad un pentolone con dentro dell'acqua e del rosmarino. Questa mistura, bollita adeguatamente, secondo la tradizione popolare, diventa poi un ottimo vasodilatatore. Il battiente, cioè, dopo aver indossato la tunica nera, dopo essersi ben sistemato questi calzoni sulle cosce e dopo essersi fasciato la testa con questa corona spinosa, si prepara a seguire la processione della Madonna Dolorata, che nel frattempo ha incominciato ad attraversare le strade, ma anche i vicoli più piccoli e più stretti di tutto il paese. Con questa strana mistura a base di rosmarino, il battiente dunque si lava le gambe per permettere al sangue di affluire meglio nella parte che poi colpirà. Con questo strano arnese, lo vediamo insieme, si chiama cardo, è un pezzo di sughero con sulla parte interna ben sistemate 13 schegge di vetro, simbolicamente rappresentano le 13 ferite di Gesù sul Golgota. Saranno queste schegge di vetro poi a produrre le ferite sanguinanti. Ma che cosa spinge un giovane alle soglie del 2000 a vestire i panni del battiente? Queste sono le testimonianze di due di loro. È la prima volta nella storia di questa tradizione che un battiente accetta di farsi intervistare. Vittorio, lei da quanti anni fa il battiente? Con quest'anno sono 3 anni. Posso chiederle perché lo fa? Sì, io lo faccio perché io, ben precisi, i primi 2 anni non avevo un voto per me, ma l'avevo per mio padre perché doveva farlo lui, e poi non ho potuto farlo perché ha delle vene proprio qua sui posti dove noi ci battiamo, e l'ho fatto per lui. Quindi lei in pratica sostituisce suo padre in questo voto? Quest'anno invece lo faccio anche per un voto mio personalmente. Si fa il battiente solo per voto? Sì, io sì. Perché probabilmente uno spera di avere una risposta, io mi faccia capire. Sono fedele, non solo il sabato, non divento soltanto il sabato santo fedele, ma io vado sempre in messa. Lei quanti anni ha? Io ce ne ho 19. E cosa fa? Studia? Lavora? No, lavoro. Che tipo di lavoro fa? Io lavoro con una ditta, un'impresa edile. Pensa di rifarlo ancora per qualche anno, il battiente? Sì, per parecchi anni ancora. È la prima volta questa per lei? Sono 5. Sono 5 anni di seguito che fa il battiente. Perché lo fa? Per mia madre.
Cosa vuol dire? Ha avuto una trombosi e io ho chiesto il miracolo di vederla viva quando ero militare. Sono arrivato a casa e i miei medici mi hanno detto che lei si era sbloccata la vena capillare. Quindi questo è l'ultimo anno, dopo i 5 anni che ho promesso alla Madonna. Quindi l'anno prossimo lei non farà più i battiente. Posso chiedere qual è il momento più emozionante di tutta questa cerimonia? Questo. Cioè la vestizione? No, il momento che per noi è sangue. Il momento più emozionante per me adesso. Quando sto per togliermi il voto per la Madonna, per questo stato addolorato. Altrettanto suggestiva è la vestizione del bambino, è Lecce Homo, che segue di pari passo il battiente legato a lui da un pezzo di corda. Lo vediamo. Nella simbologia pagana Lecce Homo rappresenta Gesù, e cioè la salvezza contro il peccato. Normalmente il bambino è o il figlio o il nipotino o il parente più vicino al battiente. Viene fasciato con una stola rossa, viene lasciato con il petto nudo e i piedi scalzi. Così conciato, il bimbo diventa protagonista comprimario di questa pièce popolare che si gioca ogni anno sotto gli occhi di migliaia e migliaia di persone. Tu come ti chiami? Demis. Quanti anni hai? 11. Vai a scuola? Sì. È la prima volta che fai Lecce Homo? No, la terza volta. Perché lo fai? Ti piace? Sì. C'è un particolare che forse vale la pena di raccontare. La notte di Venerdì Santo, cosa assolutamente inusuale per la tradizione di Nocera, dopo 30 anni per le strade, per i vicoli di questo paesino si è ripresentato un battiente, ed è un avvenimento storico questo. Certo, ieri sera è successo questo, inaspettatamente, di fronte a tutti, mentre avevamo problemi perché il tempo pioveva, era piovoso e quindi tutti eravamo con l'ombrello, e anche il flagellante ha avuto problemi per la pioggia, ma ha deciso di farlo. Questo è molto importante secondo perché? Me perché sta a significare che dopo decenni di lotte intestine quasi che la Chiesa ha fatto nei confronti di questi flagellanti, i flagellanti oggi si sentono liberi di poter riprendere delle tradizioni del passato, di poter svolgere il rito anche in giorni che non è previsto dal calendario rituale, ma che in tempi passati esisteva questa usanza di battersi anche il venerdì giorno santo. Prima, il giovedì sera, perché c'è stato il calendario liturgico che nel 1956 è stato poi cambiato, e quindi la processione da giovedì e venerdì è passata a venerdì e sabato. Ecco, a proposito di curiosità, credo che valga la pena di raccontare un piccolissimo particolare ma molto significativo, e forse anche che colpisce molto l'attenzione dei cronisti. L'anno passato uno dei battienti, e fu un anno in cui i battienti qui a Nocera erano tantissimi, uno dei battienti si presentò sulla piazza davanti alla processione completamente bendato. Perché? Sì, anche questo fa parte di quello che dicevo poco fa, cioè il flagellante ormai si sente sicuro, tranquillo rispetto alle aggressioni della Chiesa o alle aggressioni delle autorità civili che nel passato ci sono state. Oggi avverte che queste aggressioni non ci sono più, queste posizioni contro il rito non esistono, e quindi riprende momenti passati. Anche nel passato c'erano questi flagellanti, questi battienti che si coprivano, presentavano bendati col volto coperto, perché appunto evitavano di farsi riconoscere dall'autorità per non avere poi le ritorsioni contro se stessi da parte delle autorità stesse, no? Una volta vestito, il battiente esce da casa e va incontro alla processione. Davanti alla statua della Madonna Addolorata si inginocchia e qui incomincia a battersi ripetutamente, mettendo in risalto le parti più sanguinanti delle gambe. Poi riprende la sua corsa per i vicoli più interni del paese, alla ricerca delle soglie prescelte dove ripetere questo rito. Quest'anno, qui a Nocera, la cronaca registra 70 battienti diversi. È il segno, spiegano gli studiosi della materia, di una cultura profondamente radicata nella coscienza popolare del paese. Ma che cosa pensa in realtà la gente di questo rito? Sentiamo queste testimonianze. È molto bella, molto attrattiva, e tocca il cuore, insomma. Io sono nato qui, ho vissuto parecchi anni a Milano, però ogni anno, lasciando il lavoro, lasciando tutto, questa processione non la manco. Torna qui a vedere i battienti? Tutti gli anni, immancabilmente. Mi devono mancare le gambe, anche a rotelle verrei.
Signora, lei è napoletana. Sì. Come la vive questa manifestazione, non avendola vista da bambina, insomma? Beh, è un'esperienza molto bella, è molto commovente. So che suo marito torna da qualunque parte ogni anno qui per rivedere questo. Io sono 7 anni che vivo in Calabria, ma sono 4 anni che faccio tutta la processione e la faccio sempre volentieri. Senta, se lei avesse un bambino, un ragazzo che le esprimesse il desiderio di fare il battiente, gli darebbe la possibilità di farlo? Certo, certo, perché no? Se è un suo desiderio, perché dovrei impedirglielo? Senta, spesso e volentieri, parlando di questa manifestazione, qualcuno ha detto una manifestazione blasfema e violenta. Il giudizio di uno che l'ha vissuta da bambino, da sempre? Io non vedo niente di violenza, è un voto, è una tradizione. Chi lo fa per la Madonna, lo fa per questo Stato, per questa processione, non è che lo fa per... non c'è fanatismo. Ecco, c'è tutto un paese dietro questa processione. Precisamente. C'è un coinvolgimento generale, popolare. Non solo paese, ma anche i paesi vicini. Non è che è una processione così sottotono, eccetera. Tanta gente di fuori, gente che non l'ha mai vista, ho sentito parlare per televisione, eccetera, viene. Se suo figlio dovesse dirle sono pronto a fare il battiente, lei gli darebbe il permesso di farlo? Sfortunatamente non ho figli, ma se li avessi non lo proibirei per niente. Niente, gli farei fare tutto quello che vuole. Sarei contento se lo facesse. La Chiesa Cattolica in più occasioni e in fasi storiche diverse giustamente ha preso più volte le distanze da questo rito pagano. Ma Nocera ha sempre disatteso le indicazioni ufficiali della Chiesa, che giudicava questa manifestazione con il giusto scetticismo. Troppo sangue, troppa violenza. Eppure la gente di qui ha continuato a rivivere ogni anno la sua processione, nonostante tutto, nonostante i divieti. Oggi le cose sono cambiate e il primo a riconoscerlo è il vecchio sacerdote che guida la processione. Sentiamolo. Certo, c'è un supporto di fede, indubbiamente. Questa è una partecipazione alla passione di Gesù e al dolore della Madonna. La popolazione partecipa ai dolori di Gesù, alla passione e ai dolori della Madonna. Questo è il supporto di fede, indubbiamente non manca questo supporto di fede. Solo che bisognerebbe incanalare questa manifestazione nella vita liturgica, perché se prescindiamo dalla liturgia allora c'è una deviazione, vero? E allora la Chiesa interviene, e interviene giustamente appunto per purificare queste manifestazioni di fede che diversamente queste manifestazioni potrebbero prendere una direzione sbagliata. Allora la Chiesa interviene. Non a caso in passato la Chiesa è intervenuta, appunto, ha tentato anche di evitare di bloccare questa manifestazione, sì, dei battenti. Sì, è intervenuta. Però so che lei ha vissuto in prima persona una delle fasi più delicate di questa controversia. Sì, è vero, erano i primi anni 60, forse 1959-60. Anche prima. Ecco, vogliamo ricordare questo momento. Insomma, noi appartenevamo alla diocesi di Tropea prima, e allora il vescovo di Tropea, Monsignor Sabba, è intervenuto per disciplinare questa processione, questa manifestazione, eccetera, però voleva che i battenti non comparissero più sulla piazza, insomma. E infatti quando lui interveniva i battenti erano ridotti a 8, e mi ricordo benissimo, erano ridotti a 8, però degli anni eliminarli completamente non c'è riuscito nessuno. Professore, posso chiederle di darmi la descrizione di un battiente tipo? Che mestiere fa? Che scuola ha fatto? Sono tutti quanti operai? Sono tutti quanti giovani che non hanno avuto una adeguata istruzione scolastica? Oppure c'è di tutto? No, c'è di tutto, soprattutto adesso, man mano che si va avanti il rito cresce. Si pensi che dai 7-8 flagellanti che c'erano nell'epoca in cui Monsignor Sabba, il vescovo di Tropea, cercò di far scomparire questa usanza, da allora, dai 7-8 di allora, sono passati ai 60 dell'anno scorso e circa 70 e oltre. Quest'anno. Ecco, ne vediamo 3 adesso contemporaneamente sulla piazza, che si battono, mi pare, nella indifferenza generale, cioè la gente ormai ha fatto anche l'abitudine a questo.
Sì, la gente qui è abituata al sangue. Il sangue è un elemento rituale e non è un elemento violento per il paese, per la gente del paese. Tutto ciò che è rituale non è violento, è soltanto liturgico e non ha nessun aspetto violento. Per la gente esterna invece questo è difficile da comprendere, perché il sangue come elemento liturgico e rituale è scomparso completamente e si presenta soltanto oggi come elemento di drammaticità o di tragedia nelle informazioni che i mass media offrono continuamente al pubblico. C'è un anno particolare che la storia di Nocera ricorda in modo particolare, anno in cui successe qualcosa di diverso dal solito, anno in cui per esempio i vattienti furono in numero minore o in numero maggiore? Non so se riusciamo a tirar fuori un aneddoto, se vuole. C'è questo 1960 ricordato per l'intervento di 60 poliziotti tra carabinieri e pubblica sicurezza, guardie di pubblica sicurezza, così come si chiamavano allora, che furono mobilitati questi militi dal vescovo Monsignor Sabba appunto per fermare questa tradizione, per distruggere questa usanza. C'è questo contingente, ecco, lo vediamo sotto di noi, qui il vattiente, che cosa fa adesso davanti a questo bar? Si è fermato davanti al bar perché è il bar di un amico. Si sta adesso ripulendo le gambe dal sangue per mantenere aperte le ferite, per consentire al sangue quindi di essere sempre fresco e di fluire di continuo. Poi si anestetizza un po' con qualche colpo della rosa e infine si ripercuote per bucare nuovamente le gambe e consentire al sangue di affluire in maniera maggiore. Lei è il sindaco di Nocera, cosa rappresenta questa processione per il paese? È la festa più importante del paese. Tutto un periodo prima della festa e anche dopo la festa attira l'attenzione di tutti e si parla esclusivamente di questa festa. So che in questo periodo tornano a Nocera centinaia e centinaia di emigrati appositamente per rivivere il mito dei vattienti. Tornano secondo me non soltanto per rivivere il mito dei vattienti, tornano per ritornare al proprio paese, per trovare le proprie radici, le proprie origini, per una riconciliazione e una ricomposizione con il paese. Questa è una manifestazione che più volte in passato la Chiesa ha tentato di eliminare, di sospendere. La gente ha continuato nonostante tutto, nonostante tutti i divieti, a rifare questa manifestazione. Non sempre la Chiesa è stata al passo con i tempi e con il paese. C'è stato sempre a volte anche un distacco tra la Chiesa e questo rito. La gente ha voluto questo rito essere conquistato negli anni e oggi abbiamo assistito in quest'ultimo periodo ad un riesplodere. Secondo me c'è anche una grande influenza dei mass media in questo. Qualche volta è nata anche qualche polemica per colpa della stampa, perché so che qui la gente guarda i giornalisti, guarda i cineoperatori con un pizzico di diffidenza. Ritengo che guardava i giornalisti con un pizzico di diffidenza. Oggi mi pare che lei può fare tranquillamente la prima intervista, può fare il proprio servizio, perché ormai il paese ha superato questo distacco e questo tentativo che c'è stato da molti in passato di fare questo rito, di metterlo diciamo come un rito che sostanzialmente era un rito retrogrado, non un rito di modernità. Quando la Chiesa tentò di bloccarla, so che qui la popolazione si ribellò in qualche modo. Sì, 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 l'hanno voluta la popolazione questa tradizione. Quindi potrebbero ancora impedirla in futuro, ma la gente continua a farla, secondo me? Sì, 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 secondo me hanno sempre. Da quanto tempo vivete questa processione? Quando ogni nata io c'ero. Quando ogni nata io c'ero la processione. È sempre così bella? Sì, sempre questa maniera è stata. Signora, se lei avesse un figlio che le chiedesse di fare il vattiente, gli darebbe questa possibilità? Io sì, sì. Signorina, in che modo i giovani qui a Nocera vivono questa manifestazione? La sentiamo molto, anche perché siamo di qua, quindi siamo nati con questa tradizione, con questa... Però indubbiamente, vabbè, con gli anni si cambia, cioè, ognuno ha le proprie idee, si cambia anche il modo di, non so, di vedere e di pensare, però bene o male, in base rimane sempre, la viviamo nello stesso modo. Senta, posso chiederle, un vattiente, che cosa rappresenta per voi? Rappresenta un punto di riferimento, rappresenta un idolo, rappresenta un mito, rappresenta un protagonista, rappresenta un folle che si batte? Niente di questo, un folle, per me è un folle.
Potrebbe fare meno secondo lei di secondo me sì. È uno spettacolo. No. Cioè, secondo lei cos'è un battiente? No, secondo me lo fa perché lo sente, c'è qualcosa che lo spinge a farlo. Come lo vive un giovane un rapporto come questo, una manifestazione come questa, come la vive? Ma dipende, forse per noi giovani nocelesi, visto che ormai siamo entrati in questa tradizione, è difficile giudicare, perché siamo abituati a vedere queste cose. Magari una persona, uno straniero, una persona che viene dal di fuori di questo ambiente può giudicare diversamente le cose. Io non sarei molto obiettivo giudicando dall'interno. Ha mai pensato lei di fare il battiente? Non ne avrei il coraggio. È un problema di coraggio o è un problema di fede? L'una e l'altra, penso che non possano mancare. Cioè, avere il coraggio, però nello stesso tempo bisogna avere la fede, altrimenti viene a mancare quella cosa di spirito cristiano, cattolico che contiene all'interno della tradizione stessa. Ho fatto questa domanda a tanti altri ragazzi e ho avuto delle risposte contrastanti. Un battiente qui per i ragazzi del posto, per i giovani del luogo, che cosa rappresenta? Ho chiesto un protagonista o un pazzo o un maniaco o ancora meglio un uomo di fede? Ma le interpretazioni possono essere anche diverse in relazione all'età. Dal mio punto di vista, si può fare una certa scala mettendo le persone anziane in un certo contesto, i giovani in un altro, visto che purtroppo, a me dispiace dirlo, c'è gente che lo fa un po' per esibizionismo, c'è invece chi lo fa per fede, perché lo sente, perché crede in queste cose, ed è su queste cose che bisogna insistere. Professore, un'ultima domanda: che senso ha oggi, che attualità ha oggi una manifestazione che sembra più pagana che non religiosa, insomma, che va guardata anche con il distacco necessario probabilmente? Certo, il pagano e il cristiano si intrecciano in questo rito per la presenza del sangue come elemento materiale, perché sappiamo che la religiosità cristiana invece ha assunto il sangue come elemento simbolico nella consacrazione dell'ostia, quindi nell'Eucarestia, e non come elemento materiale. Non c'è più il sangue materialmente, c'è il sangue di Cristo e il corpo di Cristo simbolicamente. Da questo punto di vista le due cose si intrecciano, c'è la presenza del sangue materiale qui in questo rito a Nocera, e dall'altra parte c'è una fede dei battienti verso la religione cattolica, e quindi c'è un sincretismo tra le due. Viscerale, insomma. Viscerale. Che cosa rappresenta oggi questo rito? C'è un altro aspetto che bisogna prendere in considerazione, cioè si tratta di un rito di penitenza, ma anche un rito di protagonismo. Un protagonismo che si è sviluppato grazie all'interesse dimostrato da secoli ormai dai demologi, dagli etnologi, dagli antropologi e poi successivamente anche dai mezzi di comunicazione di massa. Ecco, scusi se la interrompo, a questo proposito forse vale la pena di ricordare anche un altro particolare che poi si è raccolto, noi abbiamo raccolto parlando con la gente, e cioè in tutti questi anni poi alla fine molti dei giovani del paese che volevano farsi vedere, volevano farsi notare anche dalle ragazze, diventavano battienti per questa forma di manifestazione forse plateale, questo protagonismo forse questo, esasperato. Certo, se questo protagonismo lo leggiamo dal punto di vista individuale o personale di ogni singolo, è da condannare naturalmente, forse lo si può facilmente intravedere o analizzare negativamente, ma se invece questo protagonismo lo osserviamo dal punto di vista collettivo, cioè la comunità coglie l'opportunità che gli viene data dagli studiosi, dagli antropologi, dagli etnologi, dagli operatori dei mass media, per riscoprire e offrire, per riscoprire le proprie radici, intanto le proprie radici culturali, e offrire una parte della propria cultura, del proprio bagaglio culturale all'esterno, a tutto il mondo. È uno spazio che si ritaglia la comunità, e quindi questo protagonismo è rivalutato, ripreso in maniera positiva da questo punto di vista, cioè la comunità riesce in questo modo
a darsi uno spazio all'interno di questo mondo moderno, a ritagliarsi questo spazio per offrire agli altri una parte della propria cultura, così come gli altri, la cultura ufficiale, impone o comunque trasmette una parte di se stessa verso le classi popolari.